Vado in città. Sì, ma copriti bene. Stai tranquilla. E guida con prudenza. Va bene, ciao. Attento ai semafori. E non fare tardi. Torna prima che faccia buio. Uffa. E non prendere freddo. Gli ho fatto la predica. Buongiorno a tutti. Siete pronti? Pane, burro e latte. Com'è tardi. È già buio, sai? È ritornato l'Armando. No, non ancora. Forse non trova la strada di casa. Così potrà trovarla più facilmente. Ehi, Pimpa! Ha telefonato Armando. Hai i fari rotti e non vedi la strada. Perbacco. Chiama subito Lucia. Hai bisogno di me? Dovremmo illuminare la strada all'Armando. Vai avanti. Ti raggiungo subito con le mie amiche. Che freddo! Eccoci qua! Se non arrivavamo noi, restavi al freddo tutta la notte. Già, è vero. Ma vorrei fare un regalo alle tue amiche lucciole. Buona idea. E che cosa? Questa bella pila. Saranno felici. Adesso però dormi che sei raffreddato. Ecco perché è raffreddato. Ha le braghe troppo corte. Questo no, questo no, questo no, questo no, questo no. Mi fai un piacere? Ma è molto tardi. Dai, è un piacere piccolo. Con questi pantaloni non prenderai mai più il raffreddore. Allora vanno bene? Bene, però sono molto moderni. E sono caldi. Li ho fatti con i ritagli di lana. Ho lavorato tutta la notte, sai? Di notte dovresti dormire, però, e non cucire. Non ti piacciono? Ma sì, sono bellissimi. Senti, pigrona, perché non fai qualcosa? Ma guarda che io sto già facendo qualcosa. Ah, davvero? E che cosa? Sto masticando la gomma. Voglio dire, qualcosa di utile. Ti stai comportando come la cicala, tu. Cosa fa la cicala? La cicala non fa niente tutto il giorno, mentre la formica lavora. Non mi vedi perché sono piccolissima. Aspetta un momento, vado a prendere una cosa.
lavori moltissimo. È vero. Se vuoi venire a vedere la mia casa. Come faccio? Sono troppo grande. Salta attraverso la lente. Per di qua. D'estate raccolgo il grano, vedi? Poi lo peso e lo metto nei sacchi, guarda. Adesso devo portarli in magazzino. Lascia fare a me. Vieni a fare merenda. E adesso possiamo ascoltare un po' la radio. Beh, ti piace? È la cicala, è una bravissima musicista, lo sai? Ma tu non vai mai in vacanza? Mi piacerebbe andare al mare, ma la spiaggia è così lontana. Potresti andarci in volo. Mi è venuta un'idea. Presto, sul prato. Salta dentro il guscio. Aspettami un momento. Adesso che si fa? Che bello, si vola! Non so da che parte è il mare! È da quella parte! Buon viaggio! Anche masticare la gomma è utile, sai? Ah, sì? E a che cosa serve? A portare in vacanza le formiche. Ah, ora però devi andarti a lavare i denti. Non ci sono più i fiori. Ma se li ho visti dalla finestra un momento fa. Sono proprio spariti. E adesso io come posso fare? Perbacco, ho finito il rosa e il giallo. E tu come ti chiami? Sono Raffaello Talponi, pittore. E che cosa dipingi? I fiori. Ma ho finito tutti i colori. Come mai i fiori sono spariti? Sono nel mio magazzino. Vuoi vederli? Sì, ma prima vado a casa a prenderti i colori. Questo è rotto. Questi sono sbiaditi, vedi? Bisogna dipingerli. E quelli sono già pronti. Come fai a portarli fin qua giù? Li tiro giù per le radici, ecco, guarda, così. E tu cosa sei? Io sono una rosa rosa. Ho
Alice, cosa sei? Io sono una violetta viola. E quello sul cavalletto? Questo è rotto, gli devo incollare un petalo. Ecco, così è a posto. Potresti spingere su qualche fiore? Solo quando è primavera. Ma l'ape ne ha bisogno adesso, sai? Va bene, farò un'eccezione. Tante, tante grazie. Ti va di venire a teatro con me? Ma io non ci vedo da lontano. Non c'è bisogno che tu ci veda. Ci sento benissimo. Vado sul prato a raccogliere un mazzo di fiori. No, questo no. Come sarebbe a dire? I fiori servono all'ape per fare il miele, lo sai. E il miele ti piace tanto, è vero? È vero. Cin cin. Così presto oggi? Me l'avevi chiesto tu? Non mi ricordo più cosa dovevo fare. Beh, andrò a chiederlo all'Armando. Senti, perché dovevo svegliarmi così presto? Volevi salutare le rondinelle. Già, già, già. Ciao, paesaggio. Ciao, hai visto? Ormai è arrivato l'autunno. Sì. Ecco le rondini che stanno partendo. Ciao, Luisa. Andate in Africa come tutti gli anni? Certo. Ciao, Pimpa. Ah, mamma mia, mamma mia, Paverumi, Paverumi. Che ti succede? Ho dormito troppo e le altre sono partite senza di me e io non conosco la strada, come faccio? Ma non fate la stessa strada tutti gli anni? Ma io sono piccolo, l'anno scorso non ero ancora nato. Non preoccuparti, te la insegno io. Ora ti faccio vedere. Vai di qua e poi da lì vai dritto. Hai capito bene? Sì, credo. In Africa fa caldo, vero? Sì. Allora il berretto non mi serve. Se vuoi te lo regalo. Perbacco, che fretta che avete. Che freddo, aspetta, menino. Sarà meglio che ti accompagni. Sei troppo piccolo, Nino, per viaggiare da solo. E perché non fai un bel tuffo? L'acqua del fiume è freschissima. Non vale. Sei più grosso tu della porta. È vero. Allora è meglio che facciamo il morto.
sole sta tramontando, è ora di andare a casa. Vuoi venire con me, ippopotamo? Grazie, ma sono troppo pesante per il tuo palloncino. Allora aspetta, ti regalo il mio casco. Ciao! Buon viaggio! Sai, Armando, oggi sono stata in Africa. Oh! E ho regalato il mio casco all'ippopotamo. Veramente era il mio casco. Ma a te non serve. Qui non fa caldo, qui c'è l'autunno. È vero. Forse sarà più utile a lui. Però adesso a nanna. Glielo dico subito. Ha appena telefonato la gatta Rosita. Dice che ha il raffreddore. Allora vado a trovarla. Piacerebbe vedere i film dei miei cugini lontani. Certo, prendo i proiettori. Puoi spegnerti per favore, lampada? Sì, subito. Questo è mio cugino leopardo. Elegante, vero? E anche buffo. E quella invece chi è? Mia cugina tigre. Si è fatta male? No, quello è il turbante. Lei è una tigre indiana. Quello è il leone, lui è africano. Sembrava cattivissimo. Invece un simpaticone, sai. Ti piace molto scherzare. E questa chi è? La pantera nera. Lo vedo anch'io che è nera, sai. Hai visto quanti cugini ho? Sì. Ma intanto mi hai attaccato il raffreddore. Corro a casa. Chiama subito Colombino. Digli di venire a trovarmi. Intanto io mi preparo. Adesso ti faccio vedere quanti cugini ho. Lui è un pimpardo. Questa è la tigrimpa. Il pimpaleon. E la pimpera nera. Secondo me non sono affatto i tuoi cugini, quella sei tu. Perché? Perché hanno tutti il raffreddore come te. E come te.
arrivata la neve, ragazzi! Avanti! Come va, Bob? C'è la neve fuori. Te la senti di fare una bella discesa? Sei da sola? Sì. Allora non è possibile. Io sono un Bob a due. Vado a cercarmi un compagno. Ciao! Non c'è nessuno in vista. Beh, pazienza. Farò un pupazzo di neve. Vuole qualcosa per fare la bocca. Chi sarà stato? Io. Sei un tipo sincero, tu. Dico sempre tutta la verità, io. Mi piaci. Vuoi venire con me in Bob? Yuhu! Siete pronti? Via! Paura, vero? Ma che paura! Guarda, senza mani! Io! Va tutto bene? Direi di sì, Pimpa. È ora di andare a casa a riposarsi. Bel calduccio. Cosa ci fai lì sopra al tavolo? Sto dormendo perché ho molto sonno. Io ho sete. Prenderò un bicchiere d'aranciata. Sì, però fai piano, sennò Peppino si sveglia. E chi è Peppino? Aspetta. È lui. E che cosa ci fa lì dentro? A lui non piace stare al calduccio, sai? Il sole risplende nel cielo. Perché canti, Armando? Canto perché sono contento. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Hop, hop. Uno, due, tre, quattro. Posso fare una corsa nel boschetto? Sì, ma cerca di non fare tardi per il pranzo, eh? Va bene, torno presto. Cosa ci sarà da mangiare? Gli spinaci. Non mi sono mai piaciuti gli spinaci. Allegra, ragazza. Non esser triste che il sole risplende nel cielo blu. Siete tutti felici e contenti oggi? Proprio tutti, non direi, ascolta. Chi è che sta piangendo? È
il povero riccio Riccardo con i suoi figli. Andiamo a vedere. Ciao riccio Riccardo. Cosa c'è che non va? Entra e capirai. Siamo troppo stretti, così ci pungiamo tra noi. Ma quest'albero è molto grande. Perché non vi trasferite al piano di sopra? Perché di sopra è troppo buio. Vediamo. Hai visto com'è buio lassù? Sì, ma una soluzione si può trovare. Che botta! Buongiorno, Picchio. Voilà, è proprio fretta, ragazza. Ci sarebbe un lavoro da fare. Puoi venire con me? Dovresti aprire delle belle finestrine sul tronco dell'albero. Uè, ragazzi, come volete che ve le faccia le finestre? Tonde! Quadrate, quadrate, quadrate! Tonde, tonde! Allora, siete contenti adesso? Sì! Sì, 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 sì. Adesso bello, siamo contenti, sì, sì! Sì! Grazie! Prego! Ma si può sapere a cosa vi servono tutti quei pungiglioni che avete sulla schiena? Ci servono per difenderci! Guarda! Prova a mordermi adesso! Io ho capito! Mi insegni come si fa? Certo, è molto facile! Ecco qua gli spinacioni. Che pelo irsuto che hai oggi. Aspetta un momento, vediamo se con una bella spazzolata si rimette tutto a posto. E ora corri subito a tavola. Ho l'impressione di aver sbagliato qualcosa. La famosa difesa del riccio non è servita a niente contro gli spinaci.